grazie anche per questo concetto finale espresso dal grande Calamandrei. Certamente noi abbiamo parlato di uno dei presidi del referendum, ampiamente con l'avvocato Maria Luisa. Adesso affronteremo con l'altro presidio, io passo la parola a Gianni Bianco, che tutti voi sapete è con impegno la passione politica, l'azione proprio principe per determinati momenti della nostra città. Allora, prima di tutto, di ringraziare gli amici che sono in sala, così come mi sono scritto, penso che per nessuno, per il suo maestro della cifra, come grossi esperienze, come il giro apposito della UIL, con noi anche per i decisori del progetto documenti, ma se abbiamo visto di poter un giorno che ha lavorato a questa organizzazione, dall'altro lato, settimanale con il territorio guadagnato per i dipendenti. E tutti quelli che siete venuti come affronto, non ad affollare, perché una cosa è affollare una sala, una cosa è ad ascoltare e magari poi dire non mi ha fatto piacere essere lì a te. Allora, questo referendario, io non voglio entrare nell'aspetto tecnico come bene ha fatto l'avvocato Maria Lusso, però una cosa mi è piaciuta che ha detto, non è vero che non ha una valenza politica un referendum. Il referendum del 1986, quello del primo referendum sul nucleare, determinò la caduta del governo. I tre partiti che proposero quel referendum, parliamo del Partito Liberale, Socialista e Radicale, ebbero una vittoria che con la quale sono meno male che fosse una lunga socialista, quel periodo di 2-3 anni che portò meno male Craxi a dominare la scena politica nazionale. E questo a me, devo dire la verità, francamente mi ha molto piacere che ad oggi faccia parte di un governo, come credo, quindi la caratterizzazione politica può essere interessante sotto questo punto di vista. Quindi noi la dobbiamo vedere sotto questo punto di vista, diciamo, questo argomento referendario. Però si accavano due tragedie. La cosa importante è che questi due referendum, paradossalmente, hanno uno spazio di due punti importanti, la tragedia di Chernobyl e la tragedia di Fukushima. Io non so nell'immaginario collettivo oggi cosa si possa determinare se non ci fosse stato quel terremoto, quello tsunami e di conseguenza le scene che abbiamo visto. Noi non abbiamo visto quelle scene all'epoca di Chernobyl, ricordiamo che Chernobyl, l'Unione Sovietica all'epoca era ancora sotto il regime comunista, abbiamo visto ben poco di quello che succedeva, altresì abbiamo visto, poi abbiamo mezzi di informazione straordinaria, quali Facebook, oppure i blog o internet in generale, andare a vedere quello che è accaduto a Fukushima una cosa veramente raccapricciante. Allora, sotto l'aspetto proprio, come dire, etico, io sono veramente preoccupato di questo referendum, perché non vediamo una condizione democratica come quella del Giappone, nella quale quando un manager fallisce tende al suicidio. Io dico solo una cosa, immaginiamo cosa potrebbe accadere con le scorie radioattive delle varie centrali nucleari. Io sono convinto che più società del nord partecipare al riciclaggio di quei materiali, sicuramente ci ritroveremo nell'altro Afghanistan, nell'altro Lucino Sardegna, a cavallo magari una casa vera fraguta. Questo è un pericolo che noi troviamo costantemente nella nostra regione ed è uno dei punti nevralgici, perché intanto bene ha fatto la regione Sardegna, regione a statuto speciale, ha detto un referendum per dire che loro sul loro territorio centrale nucleare non ne avranno. E paradossalmente chi propone il referendum, i partiti di governo che hanno l'80% del governo, almeno i ministeri che contano al nord, dicono che nelle loro regioni non vogliono le centrali nucleari. Quindi verrà riattivata un montato di Castro, quello del Carigliano, della Puglia, eccetera, eccetera. Allora noi non è che il caso che possa determinare la vittoria o meno del referendum. Io sono convinto che la gente andrà a votare perché l'elezione di domenica, che la elezione del sindaco, ma precedentemente già quella, 15 giorni prima, ha determinato un vento in questa nazione che è fortissimo.
è un momento nel quale diciamo che bugie non si dicono più, la gente non crede più. Pesapia non sarebbe stato mai votato sindaco 3 anni fa. Immaginate un sindaco di fondazione comunista votato a Milano. Immaginate De Magistris a Napoli. De Magistris ha spazzato via, diciamolo con tanta onestà intellettuale, innanzitutto il centro-sinistra a Napoli e poi il centro-sinistra. E che vuol dire che in questa città, noi che abbiamo vissuto quel vento allo stesso modo, abbiamo avuto il parere favorevole dell'opinione in virtù di tutto questo, perché la gente è stanca delle bugie, è stanca degli artifici, come diceva prima Mariano Russo, e noi poco capiamo di tutte queste materie giuridiche, di come si crea una legge, del perché una legge poi alla fine può essere chiusa, basta, eccetera, eccetera. Allora noi oggi ci ritroviamo, come al solito, a dover soccombere sotto il maglio di un'arroganza politica che non, penso che non solo con la caduta di Berlusconi, ma immagino soprattutto con la caduta del berlusconismo, ideologia che oggi è ancora imperante, perché il problema non è solo abbattere quell'uomo politico, perché credo che tra 2 anni al massimo la cosa avverrà politicamente, ma il modello che lui ha creato in questa nazione che anche in una parte del, diciamo, del centro-sinistra autoriferimento, noi dobbiamo credere che possa immaginare che cade. Allora l'aspetto politico fondamentale dell'immaginare che questa elezione, questo referendum, possa portare tutti noi non solo a dire basta a questa nefandezza di ripristinare l'energia nucleare, poi tra le altre cose solo per aprire una parentesi. È stata bocciata con il 70% dei voti quando non c'era l'energia eroica, quando non c'era la legge alternativa dei pannelli fotovoltaici, quando non si utilizzava né le correnti dei mari, né tantissime altre tipi di energia cosiddetta ecologica, a cosa serve se non a destare tutti quelli del sospetto che ci sia un grande business allo spazio. Allora perciò la favola del risparmio economico è una cosa che sta solo nella mente di coloro che hanno qualche interesse diretto su questa faccenda. Quindi io penso che partiamo dal presidente della Provo, che è un'associazione che è interessata di ritorno a cui fa come sentì, sostengo perché se si dice la Provo come ente associativo deve ritornare il territorio, innanzitutto penso che la difesa di questi problemi, tra i quali anche quello dell'acqua, abbiamo detto che il tema a novembre a Mesis, e noi ci siamo anche in un certo modo pentiti, ma questo è un carattere riformista della natura politica e ideologica di ognuno di noi. Uno può fare una scelta, può immaginare che quella scelta sia errata o non sia più congeniale nel tempo, si torna indietro sui passi, si può anche chiedere scusa ai cittadini e dire ho sbagliato. E si rifà di nuovo una, come dire, si riproponga una gestione diretta dell'acqua da parte dei, diciamo, degli enti. Sempre che però la prima cosa che vanno a difendere il livello occupazionale, perché tutto quello ha determinato, che in queste cose mi farebbe piacere poi che intervenissero gli amici sindacalisti per dire che cosa, perché poi di privatizzazione dell'acqua e dei credori ebbero un'attuazione, anche perché per salvaguardare centinaia di migliaia di posti di lavoro con la creazione delle società, delle stesse società miste, che dovevano salvare una parte dell'occupazione produttiva uscita fuori dal mondo del lavoro e avrebbe recuperato attraverso i lavori che sono nel tempo. Sono tante le verità nascoste di quelle operazioni, diciamo, politiche che il centro-sinistra propone adesso a livello di governo. Quindi per quanto mi riguarda, io invito tutti voi ad andare domenica a votare innanzitutto per continuare, perché il credo non si è fermato. Penso di questi tempi ci fa piacere, è stato sempre in periodo d'afflusso della ragione. Questa volta invece no, sapendo di stare un pescante ci sta portando una grande speranza. E finalmente, dopo anni di torpore, i cittadini, io spero che questa sia la prima di una serie di iniziative che le associazioni territoriali proporranno, perché su quali termini della nostra città è opportuno dire che una rinnovata classe dirigente probabilmente non è a conoscenza totalmente delle cose, è opportuno che chi sa le cose, chi opera nel sociale, opera attraverso le associazioni dei consumi, oppure anche nelle società onlus o associazioni di carattere culturale, si impegna a dare un contributo diretto attraverso iniziative che possono essere atti di indirizzo all'amministrazione, perché questo è. Allora, se posso essere, come dire, concludo, di dire andate a votare domenica proprio per continuare in questo video.